facciamo un video che le bimbe non sanno. Quindi ora ve lo spiego. Abbiamo un aiutante d'eccezione che è l'Arianna, che ha questi due bicchieri, ok? Li possiamo svuotare qua. Uno contiene i bigliettini viola, aspetta che non si vedono, viola, dove ci sono scritte delle cose che dovrete fare, ok? Che non c'entrano niente con la ginnastica. Aspetta, e invece in questi blu ci sono la posizione in cui dovrete fare quelle cose, ok? Che è una posizione di solito ginnica, ok? Dobbiamo dividerci in due squadre, quindi Nilly da una parte e Chiara dall'altra. Ok, Nelly sta con Melissa, quindi squadra Nelly Melly e Chiara Ginevra. Ok, allora, date un nome alla vostra squadra. Ok, le imbattibili, le piccole e le imbattibili. No, non le imbattibili, sono piccoline. Oh. Le mandragole. Dai, mi piace, dai. Le mandragole e le piccole, va bene. Fate pari o dispari, capi squadra, per sapere chi inizia. Chi inizia? No, 7, perché tu guardi 3, 6. 7 dispari della Chiara. Chiara, vieni a pescare. E Ginevra? Entrambi. Uno lo peschi tu, uno lo pesca la Ginevra. Una in un gruppo, una nell'altra. Via. Ce n'è solo uno che in determinate posizioni non si possono fare. In verticale. Ok, cosa dovrete fare in verticale? Fare una risata. Per 10 secondi. Ok, allora praticamente. No, ma io non so stare in verticale 10 secondi. Io sì. Aspetta, 10 secondi. No, potete anche mettervi contro il muro. Però, aspetta, dovete fare una risata più pazza possibile. E l'Arianna, che è il nostro giudice d'eccezione, conterà sia se riuscite a resistere per 10 secondi e sia chi fa la risata più pazza delle due squadre. Potete decidere chi delle due la fa. Via. 3, 2, 1, via. Guarda chi fa la risata più pazza. Stop, ok. 12 secondi. Io ce l'avrei chi ha vinto, eh. Vai. Gruppo di Ginevra. Ginevra. Un punto alle mandragole. Va bene. Possono pescare l'anelli e la Melli ora. Leggi prima cosa devi fare Melli e poi l'anelli. Punta alla rovescio. Alla rovescio, da 20? Al contrario, in ponte. Ok, in ponte, fare il conto. Oh, te lo sto dicendo, calma. Da 20 fino a 0, ok? Tocca a Melissa e Chiara. Una alla volta. Chiara inizia. La Arianna inizia a prendere il tempo quando tu parti a contare. Pronta? Fa prima la Chiara. Spingi bene il ponte. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. 7 secondi e 57. 7 secondi e 57. Sei stata velocissima, Chiara. Però vediamo quanto ci mette la Melli. Pronta? Parla forte, te, Salama. Pronti? Aspetta. Spingi. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Ok, via. No. Dove vai? 9,98. 9,98, va bene. Per ora altro punto per le mandragole. Sì. Tocca a Chiara e Ginevra pescare. Ok, ora penso sì quelli. Pronte? Prima legge Ginevra. No, aspetta,
Ferma, non svelare. Mi pare un oggetto in equilibrio sulla trave e sul bacino. Sul bacino? Cioè vi dovete mettere in equilibrio così. Ma così? Dai, fai la prova. Esatto, in equilibrio dovete mimare un... trave alta. Allora, abbiamo deciso l'oggetto. Quali delle due squadre inizia? Nelly. Mimare. Se parlate è annullata la sfida. E aspettate a mimare perché dobbiamo prendere il tempo, eh? Vai. Ok? Pronti? Allora, le altre zitte. Solo... aspetta. Melissa, appena pensi di saperlo, di tante parole, una dietro l'altra, eh? Via. Sì, ma fai qualcosa, Nelly, falla capire. Cerca di farglielo capire. No, non puoi parlare. Dai! Fai col braccio. Muovili di più. Oh, anche l'altro magari. Devono funzionare insieme per farlo. Dai, però è semplice. Dai, Melli, non ce la metto più. Melli, bravo. Amore, vai. Ma cos'è? Quanti secondi sono? Un minuto. Un minuto, stop, finito il tempo. Cos'era? Cos'era? Orologio. Orologio, brava. Abbiamo deciso tra campana e orologio, però alla fine a pace va. Dai, Melli, non abbiamo indovinato le lancette. Va bene, tocca alla Ginevra. La sai già l'oggetto? È complicato. Aspetta. Posso andare? Tira su quelle gambe. Più avanti, mettiti. Ok, pronti? Via. Non si parla. No. No. Meno che mangia la granita. Tutto. No. No. Dai, Chiara, spara. Quanto siamo? Una che mescola. Lascia. Una che mescola e un'altra. Chi è il capo qui? Sto diventando la stessa da qua. Non lo so. Dai, ma spara! Tu mettiti bene, se no non vale. Brutta. Dai, faglielo capire in un altro modo. Un oggetto, Chiara? Questo. Tieni su quelle gambe. È una cerniera. Una cerniera. Prima cosa stava facendo? Quanto? Stop. Cos'era? Era una forchetta. Ma ti sembra una forchetta? E poi mangi. Va bene. Questa sfida non ha preso nessuno il punto. E poi mangia. Da quando? A chi toccava pescare? Ok. Melli e Nelly. La forchetta e l'orologio sono andate male. Allora, raccontare una barzelletta facendo pennelli con... Qui sul tumbling dovete fare i pennellini e raccontare una barzelletta. Chi vince in questo? Chi fa quello più divertente? Secondo me chi fa meno pause mentre salta. Va bene, dai. Chi fa meno pause? No, non si può riprendere fiato, dura un secondo. Voi dovete parlare forte, sennò si sente solo il tum tum dei piedi. Siamo pronte? Parte la squadra
di Chiara e Ginevra. Ferme. Maestra Chiara, ascolta solo queste due barzellette, perché nel caso che siano pari per l'esecuzione, vincerà quella più divertente, ok? Pronti? Shh. Lo sai quello che mando, lo sai? No, mando io. Ok. Avete mai visto un elefante nascondersi dietro una fragola? No. Perché si è nascosto bene. Ok. Avete mai visto un elefante nascondersi dietro una fragola? No, perché si è nascosto bene. Ok. Io direi che le pause non le ha fatte nessuna delle due. La barzelletta, qual era più bella? La più bella è quella di Melissa e Nelly. Dai, la più bella sì, era quella della Melly e della Nelly. Ok. Melly e Nelly un punto. Ginevra e Chiara due punti. Chi tocca pescare? La sensitiva. Legge prima il viola, eh? Più cartoni in 20 secondi. Allora, adesso te lo spiego, vai. In tenuta barchetta. Ok, scegliete chi della squadra lo fa, una sola. Aspetta, ve lo sto spiegando. Scegliete chi della squadra lo fa. Vi mettete in barchetta, avete 20 secondi per dire più titoli dei cartoni veloci possibili. Chi ne dice di più vince, ok? Chi lo dice? Allora, Ginevra contro? Di voi chi lo fa? Nelly? Ok, andiamo lì dove abbiamo fatto i pennellini. Parte chi? Nelly? Ok, dai, perché prima hanno iniziato loro con il cubo. Pronta? Ti dà il via? Sì, io li conto, l'Arianna ti dà il via. No, cartoni animati. Cartoni anche della Disney, sì, film, cartone però. Ok. Dai tu il via. Quando ci sei ti sistemi. Vai un po' più indietro con la schiena. No, più giù, via. Trenino Thomas, Topolino, La casa dei Loud, Thunderman, Harry Danger, Miraculous, Curioso come George, Ben 10, Lo straordinario mondo di Gumball. 9, 10, Alvin era buono sul gong. No, certo. Ok, 10 per la squadra delle piccole. No. Certo. Pronti? 3, 2, 1, via. Oli Benji, Topolino Mini, Toy Story. Alvin, Ben 10, Winx, Violetta, Miraculous, i Thunderman, Harry Danger. 10, pari. Pari. Nelly. Miseriaccia. Allora facciamo. Se ne fa un'altra con 5 secondi. Ne fate un'altra in 5 secondi, Chiara e no. Melly. Pronta? Vieni più vicina. No. Parte la Chiara. 3, 2, 1, mettiti giù, via. Frozen, la bella la bestia, e Alvin, le sirenette. Stop. 4. Melly, devi essere super veloce, se vuoi prendere il punto. 3, 2, 1, dai. Dilli quelle che ti vengono in mente. Pronta? 3, 2. Mettiti in posizione. 1, via. Topolino, la sirenetta. La bella, la bestia. 3. Hanno vinto per un punto le mandragole. Chi tocca pescare? Ma la tua c'è qualcosa che non va. Ce ne sono 4. Tiene tutto l'alfabeto. L'alfabeto? Squadra. Ok. Così A, B, C. Ok.
No, no, in squadra. Rimanendo in squadra. Ma squadra aperta. Puoi scegliere. Squadra aperta o squadra chiusa, puoi scegliere. Una sola lo fa della squadra. Una sola lo fa della squadra, chi? Io. Nelly e? Di voi chi? E Chiara. Via, tutte. No, anzi, in meno tempo possibile. Sì. Chi lo dice in meno tempo vince. Vuol dire anche le lettere straniere. No, no, va bene l'alfabeto italiano. Pronta, Nelly? Via. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, D, P, V, X, Y, Z. Mamma mia, velocissimo. 5 secondi e 37. Abbiamo la campionessa dell'alfabeto con anche le lettere straniere. Posso farlo io, Chiaretta, che non sa dire veloce. Decidete voi. 3, 2, 1, via. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 34, 5.34, abbiamo fatto 5.37. Veramente? Sì. Mamma mia! Sul centesimo. Chiara. Più nomi in 20 secondi. Nomi di persona? Facendo panini alla spalliera. Chi li fa? No, lo fa chi non ha fatto la cosa. Appunto, io non posso. Quindi Melli. Sì, la Nelly ha fatto l'alfabeto, mica può far tutto lei, poveretta. Luca, Melissa e Chiara, via. Correre, correre alla spalliera. Pronte? Di tu quando sei pronta, dici via, io conto i nomi e l'Arianna cronometra 20 secondi. Via. Chiara, Sara, Sofia, Benedetta, Nelly. Chiara, Melissa, l'hai già detto. Valentina, Arianna, anche maschi, veloci. Benedetti. 10 nomi. 10 nomi. Dovete pensare alla famiglia, alle. Alle amiche, la classe, pronto? Sei pronta? 3, 2, 1, via. No! Filippo, Francesco, Chiara, Ginevra, Nelly, Chiara, Giulia. La tua famiglia? Samuele, Manila, poi 11. Fabio, con Fabio hai vinto l'11esimo, un punto per la Melissa. Pronte? Vai, legge prima Nelly. Prima Nelly. Mugolare un ritornello. Ok. Pesa alla parallela. Ok, dovete stare, aspetta, tocca alla Nelly e alla Ginevra. Dovete mugolare un ritornello, vuol dire che non dovete far parole, solo E l'altra deve indovinare che canzone è. Allora la faccio tu. Ok? Senza dire. Fermi. Nelly e No! Non ho capito neanche cosa. Ginevra e Nelly corrono subito a parallela così non parlate più. Melissa, stai qui. No, non è possibile, sta spingendo. Dai, venite. No, non è difficile. Arianna conta quanti secondi ci mettono. Allora, aspetta, Melissa, vieni qui. Melly, vieni qui. Siediti sul rullo girata di qua, che non guardare l'Anelli, guarda me, perché sennò vi suggerite. Parte Ginevra, no no, tu mettiti così. Ginny, appenditi a quella lì bassa, dai, non importa, per 2 secondi. Pronte? Non fare parole grandi. Pronti? Una canzone che si conosce, eh? 3, 2, 1, via. Falla capire, parla più forte. A un minuto fermala. Forse
sali, vai. Ok, non lo dire che canzone era. No, no, dillo. Io lo so. Era... Non so come si chiama. Era voglia di andare più forte, no. Cos'era? Ti volevo dedicare. Ma come fai? Non la conosco. Come non la conosci? Come puoi cantare le canzoni? Melissa, sei pronta? Vieni. 3, 2, 1. Io l'ho capita. Rifagli il ritornello. Vai, vai, vai. Qual è, Melly? Non so. Vabbè, cantala. Se la canti, se hai capito qual è, va bene. Benge Fede, come fa? Dai! Stop un minuto. No, l'hai indovinata che è Benge Fede, però? Basta, Nelly l'ha già capito. Cos'era? Comunque il punto della Melly che l'ha capita, però? Dimmi dove, quando... Ok. Allora, visto che erano 7 sfide, ma quella in equilibrio sulla trave è stata pari perché nessuna delle due ha indovinato, facciamo così. 3 punti mandragole, 3 punti le piccole. Adesso io metto un sondaggio qui sopra, proprio qui. Pim, pim, pim. Cliccate sulla I e decidete, secondo voi, chi è stata più brava delle due squadre. E così deciderà il pubblico. Ma vi è piaciuto fare questo video? È divertente? Come è durato pochissimo? È durato tanto? Non è durato poco, è un video lunghissimo. Magari ne facciamo un altro più avanti. Facciamo il saluto. Fermo. No, non fermo. Facciamo il saluto che corriamo, battiamo tutte di seguito come le gare veloci. La Melly intanto è sprofondata. Ciao pupette!